Vi ho fatto un mazzo tanto con le tier list sin dall'apertura del canale e un mazzo tanto con le mega evoluzioni già quando abbiamo fatto il video in cui vi raccontavo tutta la mia esperienza andando indietro di ben 11 anni. Ah, non l'avete visto? Possiamo rimediare subito. Qui sopra nelle schede trovate il link per andare a vedere il video che ci prepara un pochettino a Leggende Pokémon ZA. Però non poteva mancare per forza di cose anche l'analisi delle tier list legate però alle mega evoluzioni. Fino adesso siamo arrivati a giudicare fino alla quarta generazione. Sto raccogliendo tutto me stesso per concentrarmi e arrivare a valutare il Pokémon nel Pokédex di quinta. Sarà dura, sarà difficilissimo, ma prima o poi dovremo farlo. E quindi partiamo subito perché ci sarà tanto di cui discutere all'interno di queste valutazioni sulle mega. Vi ricordo sempre di lasciare un mi piace, che all'algoritmo di YouTube piace tanto. Si va in ordine alfabetico, partendo da Mega Abomasno. Ora, non che Abomasno sia proprio il Pokémon più bello del reame di per sé, ma Mega Abomasno non mi dà niente. Io credo che sulle mega evoluzioni sia da ragionare anche abbastanza in maniera pragmatica, e cioè una sola mega evoluzione puoi avere, per ogni, ovviamente per ogni lotta ti è permesso una sola roba, quindi devi scegliertela anche bene. Tu sceglieresti mai di avere Mega Abomasno piuttosto che tanti altri? Io credo proprio di no, e quindi sono dell'idea che Mega Abomasno finisca nella categoria insomma, perché non mi racconta niente di niente di niente, ci sono cose decisamente più belle. Mega Absol. Io credo che Absol sia un buon Pokémon come concept, però Mega Absol non mi dice niente in più di carino. Non mi piace tanto questo ciuffo da emo, mi piace molto il fatto che gli cresca le ali, mi piace molto il fatto che si vada a ritoccare Absol perché è un Pokémon che non poteva rimanere solo lì così, che aveva tantissima ispirazione, aveva tantissimo potenziale, però Mega Absol probabilmente non la sblocca questa roba qui, direi proprio di no. Aerodactyl è un Pokémon che mi piace tanto nella forma base, ma questo pizzetto qui, signori miei, me lo va a peggiorare terribilmente. Si poteva lavorare decisamente meglio su Mega Aerodactyl, e non credo che sia stato fatto il miglior lavoro possibile, quindi direi che finisce anche lui in insomma. Poi credo che con Mega Aggron abbiamo il primo della categoria Alexandro, perché signori, che cos'è quella roba lì? Che cos'è quella roba lì? Proprio io non riesco a giudicarlo, devo essere sincero, non mi piace. Non mi piace per niente. Non siamo partiti male, eh? Li stiamo massacrando tutti da fan della mega evoluzione, fino adesso non siamo a un buon livello. E abbiamo Mega Alakazam. Io vi dico che Mega Alakazam per me è ok, non è un design meraviglioso, ok? Cioè, se parliamo della pura estetica, non è un design meraviglioso. Però Alakazam ha imparato a levitare, tant'è che è in posizione zen, a far volare i cucchiai con la telecinesi, gli è cresciuta la barba perché è diventato saggio e sembra quasi che abbia raggiunto un livello di onniscienza veramente elevato. Ripeto, dal punto di vista della bellezza non è bello, però mi piace il fatto che da Abra che si teletrasporta e basta, da Kadabra che inizia a piegare cucchiaini con la mente, ad Alakazam che acquisisce forti poteri psichici, si raggiunga un livello di onniscienza veramente importante. Quindi come idea, se fosse stato una sorta di linea evolutiva a 4, poteva assolutamente starci. Mega Altaria a me piace. Mi piace tanto. È un bel concept. Quindi anche Altaria probabilmente era un Pokémon che aveva bisogno di essere un po' svecchiato. La mega evoluzione di Altaria ci sta. La metto in mica male, perché è uno di quelli che dici, sai che è migliorato. Ha un senso che ci sia questo Pokémon qui. Non ha senso invece che Ampharos sia andato in Turchia a farsi un trapianto di capelli per tornare poi di tipo drago, mi pare addirittura. Quindi io direi che finisce direttamente nella categoria Alexandro, perché non riesco veramente a trovare il nesso logico. Marip c'ha tutto il pelo, è una bella pecora. Fluffy inizia a essere bipede, quindi perdere il pelo. Ampharos tutto bello liscio. Mega Ampharos il pelo più la parrucca e il tipo drago. Con quelle robe che mi lasciano un po' di sasso. E c'è Mega Udino. E io devo
cercare di essere bravo qua, devo impegnarmi veramente, perché dal punto di vista estetico non è nemmeno male, cioè ci può stare come dal punto di vista estetico, ma che senso ha di fare Mega Evolvere Audino? Cioè qualcuno di voi sentiva la necessità di Mega Evolvere Audino? Perché per me no. Poi non so se per voi, cioè voi un giorno vi siete svegliati e vi detto, sai che però Audino una bella mega evoluzione, eh? Quindi vi dico, dal punto di vista estetico lo metto pure in carino, però perché? Perché? È più bello di Mega Absol probabilmente, come bellezza, se lo vedi la prima volta, forse è più bello Mega Absol, però non è nemmeno male. È che non trovo il motivo, però non so se me la sento di metterlo sopra Aerodactyl. Dai, mettiamolo in somma, dai, per favore, cerchiamo di fare le cose fatte bene. Mega Banette, a me piace molto sia Banette che Mega Banette, voglio essere onesto con voi, mi piacciono, hanno senso, però non so se finisce nei perfetti. Mi sembra esagerato forse nei perfetti. Mi piace, ma non mi piace da quella categoria lì. Probabilmente non mi piace da quella categoria lì. Quindi credo che si meriti una categoria di meno. È un bel Poké, una bella mega evoluzione, la lasciamo a livello di Altaria, ci sto. Mega Beedrill. Ve lo metto in ok, perché Beedrill aveva necessità di essere svecchiato. Però mi sembra un cyborg. Mettiamolo in carino. Dai, non arriva all'ok. Mi sembra un cyborg. Non so se ha senso che Beedrill diventi così. Ripeto, Beedrill era un Pokémon abbastanza insulso, inutile. Ci sta a svecchiarlo, ma forse è così. È un po' troppo. Mega Blastoise. Allora. A me Blastoise piace come Pokémon, partendo da questo presupposto, ma tutti e tre gli starter di Kanto mi piacciono, anche perché sono storici ed è storia veramente. Però davvero si meritava sto giga cannone e gli altri due cannonini sulle mani? Cioè, davvero Blastoise si meritava sta roba qua? Già il fatto che abbia due cannoni un po' stona con l'idea di Pokémon. Gliene facciamo uno ancora più grande e due anche sulle braccia? Boh, io lo metto in carino perché ho rispetto per Blastoise e vi dico già che la stessa roba faccio per Venusaur, ho rispetto per Venusaur e non me la sento di punirli ai livelli di Abomasnow e Audino, però anche Venus, Mega Venus, sto fiocco, sto ciuffo lì che gli ha messo in testa, poveri, cioè c'erano mille modi di farlo più figo, un bel rospo dinosaur, Blastoise una testuggine. Secondo me hanno scelto una strada che non valorizza appieno la possibilità che avevano questi Pokémon qui di base e la storia che avevano questi Pokémon qui. Mia opinione personale. Invece a me Mega Blaziken piace e lo metto in ok, perché Blaziken si vedeva che era un Pokémon di quelli che è nato un po' male. Sapete che c'era anche la storia che era fuso con Latias all'inizio, poi gli hanno staccati, roba del genere. Qualcosa in più a Blaziken serviva. E credo che abbiano trovato un bel modo per valorizzarlo e farlo sembrare un Pokémon molto, molto, molto più tosto. Quindi ci sto, lo metto in mica male. Non è ancora a livello perfetti, ma lì ce lo metto. Mega Camerupt, perdonatemi, ma lo mettiamo a livello Alexandro. Io credo che su Mega Camerupt e dov'è suo fratello? Se lo troviamo, Mega Sharpedo. Doveva andare le mega evoluzioni ai team malvagi, li hanno dovuti mettere per forza. Già Camerupt non è uno spettacolo di suo. Sharpedo è un bel Pokémon. Che cosa mi rappresenta sto naso da tiratore dei peggiori bagni dei bar di Caracas? No. Sharpedo meritava qualcosa di meglio. Camerupt è Camerupt, poveraccio, che cosa gli vuoi fare? Sì, però fermati un attimo. Non hai ancora messo like al video? Io allora non vado avanti. Dai, vabbè, vado avanti lo stesso. Ma ricordati il like e iscriviti. Bravo. Iniziamo ad arrivare nei perfetti. Dai. Charizard, X e Y, io metto tutti e due nei perfetti. Oh, ragazzi, sono di parte. Eh sì,
sono di parte. Che cosa vi devo dire? Sono di parte. È così. Non ci posso far niente. Ve lo devo dire, perché sono di parte ma non sono ipocrita, quindi ve lo dico. Bellissimi, tutti e due. Il fatto che ce ne siano due è poi ancora più bello perché è Charizard. Mamma mia, quanto bene che gli voglio. Ho rivalutato tanto il Charizard Mega Corno Mega Evoluto, perché all'inizio ero fan di quell'altro, perché diventa di tipo drago, diventa nero, come lo Shiny, le fiamme azzurre. Lì proprio è andato giù di testa. Però è il monocorno che ti dà la siccità e poi è proprio Charizard. È proprio Charizard. Quindi bellissimi. Bellissimi tutti e due. Bellissimi tutti e due. Mega Diancy. Già Diancy di per sé è un Pokémon che non ha senso, perché non c'è stato raccontato a pieno. Stessa roba di Audino, meritava, non è brutto, esteticamente non è nemmeno male, però una mega, Mega Gallade, vi dico che è carino, sembra un duellante di Yu-Gi-Oh, sembra che abbia il duel disc di Yu-Gi-Oh e che debba fare un duello nella città dei duelli. Quante volte ho detto duello, Dio solo lo sa. Non è nemmeno però spettacolare. Diciamoci la verità, non è nemmeno spettacolare, ok? Cioè, capisco il senso, però... Mega Garchomp, detto anche la Troll Face, per me è più bello il Garchomp normale. Però Garchomp è talmente bello che anche in questo caso, che peggiora, perché Mega Garchomp peggiora, secondo me, con la Mega Evoluzione, non mi sento di fare un torto al Pokémon. E capisco che per diventare ancora più cattivo, incazzato, veloce, arrabbiato e robe del genere, si debba andare degli elementi molto molto tamarri, ok? Non tamarro come un gigacannone di Blastoise più due sulle braccia, però è un Pokémon già di quarta, quindi di per sé era già stato svecchiato dagli anni, l'hanno svecchiato in una maniera forse eccessiva? Sì, probabilmente sì, però penso che ci possa stare. Mega Gallade invece lo metto in insomma, sapete che Gallade non è un Pokémon che apprezzo particolarmente, anzi Gardevoir, Gallade lo apprezzo di più, Mega Gardevoir, boh, sì, Pokémon che non mi racconta niente neanche in forma base, e quindi. Mega Gengar, ok, fermiamoci un secondo perché anche qui sono di parte, ve lo metto nei perfetti, e vi dico che la mia relazione con Mega Gengar è stata difficile. Cioè, ho iniziato ad accettare veramente di recente il fatto che Gengar avesse una Mega Evoluzione come Mega Gengar. La Gigamax mi piace, la Mega non mi è mai piaciuta particolarmente, principalmente per quel cerchio lì sulla testa, devo essere onesto, quel cerchio lì sulla testa non mi piace, però veramente negli ultimi mesi l'ho rivalutato tanto e quindi non me la sento di metterlo a livello Blaziken, Altaria e Banette, lo voglio mettere un livello più alto perché Gengar, indubbiamente, ripeto, sono di parte, ma non voglio essere ipocrita, vi dico le cose come stanno, ma principalmente la versione Shiny è talmente particolare che mi fa dire, dai vabbè, proviamo a metterlo un gradino più su. Non sono mai stato particolarmente fan, però il fatto che vada nelle altre dimensioni, robe del genere, poi è Gengar, devo metterlo lì. È più forte di me, non posso fare a meno di metterlo lì. Dai, facciamo così. Mega Grali finisce nella categoria Alexandro, assolutamente, perché purtroppo ci sono dei Pokémon che hanno cannato la Mega Evoluzione. Hanno veramente cannato la Mega Evoluzione. Non ci sta questa cosa qui. Ad alcuni hanno fatto veramente male. Già Grali prima, insomma, con la Mega dici, ah, c'ha la barba. Grande, numero uno, bellissimo. Gyarados per me va in ok. Forse più tendente al mica male. Anzi, lo mettiamo in mica male. Perché comunque a me Mega Gyarados piace. Sono sincero, sono onesto. Perde il tipo volante che ha senso soltanto perché è uno di quei draghi cinesi che vola, che invece non ha senso nel Pokémon. Guadagna il tipo buio. È il Pokémon che appare nel sogno di Misty. Quindi già la serie animata aveva dato uno spoiler di Mega Gyarados. È il Pokémon che poi Misty Mega Evolve. È un Pokémon iconico. È un Pokémon che andava svecchiato. È un Pokémon che andava potenziato.
è un concept che non mi dispiace particolarmente, questa pinna gigante non è male, mi sento di metterlo in mica male piuttosto che in ok, dai, mi sento di fare questo favore a Gyarados. E invece Heracross, che io amo tantissimo, quanto lo amo io Heracross, poverino, ma che gli hanno fatto? Ma che cos'è quel naso lì? Ma che cos'è quel naso lì? Poveri, come Aerodactyl, per fortuna parte da una buona base che lo fa arrivare in Somme e non in Alexandro, però Heracross meritava decisamente di meglio di quel naso lì. Ma che cos'è? Non lo so che cosa hanno pensato, non ne ho idea. Ondum, Mega Ondum, bello, dai, bello, cioè se devo pensare alle Mega, probabilmente tra le Mega più belle, in generale tra le Mega più belle, a Ondum serviva un qualcosa in più, dai. Poi magari non sono sempre stato d'accordo, a volte mi è sembrato tamarro e robe del genere, però se lo confrontiamo con le altre Mega è uno dei più belli, dai, senza dubbio. Quindi lo mettiamo lì, è un cane infernale, ancora più infernale, e probabilmente in passato non l'avrei messo così in alto, l'avrei messo più in basso, forse anche più in basso di mica male, però guardando tutte insieme le Mega, beh, io lo devo metterli. Mega Kangaskhan, qualcuno non sarà d'accordo, io lo metto in ok, anche se non sono super fan di Mega Kangaskhan, non lo sono, però mi piace l'idea del fatto che possa attaccare col figlio, cioè è un buon concept dal punto di vista logico, non lo è dal punto di vista del battling, perché è veramente una follia che possa attaccare due volte in un turno, però capisco la logica dietro questa roba, che ha molto più logica piuttosto che Kangaskhan nasca dall'uovo con già il cucciolo in grembo. Ecco, quello invece non ha assolutamente senso, perché si genera un effetto Matrioska che non ha ragione di esistere. Per il resto invece, devo dire la verità, lo metto in ok. Kangaskhan è un altro Pokémon molto molto anonimo che aveva bisogno di... Latios e Latias non so riconoscerli, penso che... no, non lo so, non capisco, sono uguali. Boh, non ho capito il motivo di farli uguali. Adoro i Pokémon Eone, ma sta roba qui, metto qui. E no, Megalopanni lo metto qui perché, ragazzi, porca vacca. Cioè, veramente porca vacca. Mi fa quasi paura. Cioè, se me lo trovo di notte per strada, cambio strada. Non c'è niente da fare. Però mi sento in colpa per Mega Ampharos. Gli diamo una tier in più. Diamo una tira in più a Mega Ampharos, perché effettivamente non si merita di stare con quella brutta gente. Vai, Mega Lucario, io credo che... dai, posso dirlo? Se offende qualcuno, è la Mega Evoluzione più bella. Mega Lucario è la Mega Evoluzione più bella. La più bella. Lucario già era bello prima, ma adesso che cosa gli hanno fatto? Gli hanno fatto veramente un concept della Madonna, tant'è... non è una coincidenza che diventa uno dei Pokémon iconici di Ash nella serie, con cui Ash addirittura diventa campione del mondo. Cioè, proprio Mega Lucario meraviglioso. Meraviglioso. Veramente molto, molto bello. Manectric è un Pokémon che mi piace. Mega Manectric è una Mega Evoluzione che non mi piace. Super Saiyan di terzo livello, palesemente. Non è orripilante, dai, non è ai livelli di Sharpedo e Glalie o di Megalopanni, però non è nemmeno bellissimo. Penso che si possa essere d'accordo. A me Mewile non dispiace, Mega Mewile però non mi dice tanto, rispetto alle altre perlomeno, quindi non mi sento di metterlo più in alto di così. Il Pokémon base non era male, il fatto che ci siano poi due bocche, boh, non mi dice tanto. E abbiamo una heal di Dragon Ball, dai, Medicham. Cioè, Medicham cosa ha fatto di male al brand Pokémon? Per nascere in primis e per avere questa mega qui in seconda battuta, cosa ha fatto di male? Non lo so, non ho idea, però l'hanno fatto e quindi ce lo teniamo. Mega Metagross. Già, Metagross è un Pokémon che non dovrebbe essere definito bello, però non ci posso fare niente, a me piace. E Mega Metagross non è una mega evoluzione che deve essere definita bella, però in qualche modo a me piace. E vi dico che lo stesso discorso vale per Mega Salamence, che non ha senso come mega evoluzione, è un cerchio, è un cazzo di... è un disco, non è bello.
però non so perché mi dice, ma sai che non è bello, eh? E però mi dice, ma dai, sono Salamence, che fai, te ne privi? E quindi lo metto negli ok, di quelli che può andar bene. Non mi piace il Mega Mewtwo di tipo lotta, mi piace tantissimo invece il Mega Mewtwo di tipo Majin Buu, possiamo dire così. Lo dicevo anche nel video delle Mega Evoluzioni, questo lo trovo brutto, non ne trovo nemmeno il senso, e invece quello Y decisamente più coerente con il Pokémon, con l'idea del Pokémon, con la volontà di dargli una seconda vita, quello ci sta. Mega Pidgeot, io credo che sia anche questo tra le più belle. Cioè, se penso a Mega Lucario, Mega Pidgeot, e poi secondo me ci sono i Mega Charizard, e bisogna decidere chi, ma forse Mega Pidgeot. Io Mega Pidgeot lo adoro, cioè è bellissimo, perché non hanno dato quell'azzurro a Pidgeot anche nella versione originale? Già Pidgeot prima sembrava un Super Saiyan di terzo livello per la lunghezza dei capelli, adesso gli ha dato anche questo ciuffettino qui che viene giù. Ma che bello che è Mega Pidgeot, che bello, ce n'era proprio, Mega Pidgeot ne avevo bisogno, bellissimo, sono veramente innamorato e sogno una nuova serie Pokémon in cui Ash fa Mega Evolvere Pidgeot, dato che è tornato nella squadra di Ash proprio nell'ultimo episodio della serie in generale. Bellissimo. Pinsir, mi dispiace tanto che nessuno abbia posto fine alle tue pene in precedenza. Non sei brutto come quelli sotto, però forse a sto punto anche Mega Aggron deve fare un passettino in avanti e lasciarli sotto solo quelli che o non hanno senso come Mega Latios e Mega Latias, o quelli che veramente sono brutti. E Pinsir non è bello, però per fortuna sua non è a quei livelli lì, grazie. Mega Rayquaza mica male, anche se forse il Rayquaza originale è più bello. Possiamo dire così, forse Rayquaza originale è più bello. Dai, lo mettiamo in seconda posizione, perché comunque Rayquaza ha una base di partenza molto buona. Mega Sableye è molto bello, a me piace anche il Pokémon di partenza e credo che sia lui che Banette e che anche Altaria per la terza generazione siano ottimi risultati come Mega Evoluzioni. Ci stanno, sono quelle che dici dai, va bene. Mega Sceptile mi piace. Questo pino che gli diventa la coda, mi pare che prenda il tipo drago, se non ricordo male, è un Pokémon che è buono anche di base. Sceptile probabilmente ad oggi il più figo degli starter di terza generazione con anche la Mega annessa. Mega Blaziken l'avevamo già visto in XY, quindi è stato un pochino più riciclato, invece Sceptile l'abbiamo visto soltanto in Horas, e dai, bello. Una bella mega evoluzione per un Pokémon che ne necessitava. Io amo Scizor. Guarda, faccio lo stesso ragionamento degli starter. Perché Blastoise, Venusaur, Mewtwo e Scizor li amo troppo per punirli e metterli un gradino più in basso. Però se lo meriterebbe. Perché quelle chele lì sono degli apriscatola che non mi piacciono per niente, non è una scelta che condivido per niente, va detto con grande chiarezza. Mega Slowbro, molto bello, molto, un'ignoranza veramente senza pari. A me le cose ignoranti piacciono, cioè le cose stupide, Slowpoke ci hanno giocato tantissimo, è scemo, gli morda la coda e si evolve, gli morda la testa e si evolve, si mega evolve perché diventa tutto, e poi a Galar spara e poi il veleno nel cervello. Che bello giocare con Slowpoke, ragazzi, hanno veramente creato un meme incredibile, la mega evoluzione è ignorante a livelli allucinanti, e quindi la metto nei mica male. Mega Steelix dico che è ok, però se devo dirvi la verità sono più tendente verso un gradino più in basso piuttosto che uno più in alto. Non è così meraviglioso. Swampert, amico mio, io ti voglio tanto bene, tantissimo, però Blaziken e Sceptile con la mega evoluzione ti hanno decisamente sorpassato.
è proprio perché ti voglio bene, voglio fare lo stesso ragionamento che ho fatto con gli altri Pokémon con cui ho un legame affettivo e ti metto lì. Però non sei bello. È giusto farti sapere che non sei bello. Qui non stiamo valutando solo la bellezza, qui stiamo valutando mille canoni, il gusto, i ricordi e tutto quanto. Non sei bello. Ti sei salvato perché ti voglio bene. Mega Tyranitar. Vi dico ok. Diciamo che nell'ok sono finiti alcuni Pokémon che o per design, quindi Kangaskhan, o forse erano meglio le forme originali come Garchomp, Steelix, Salamence e appunto Tyranitar. Non è brutto Mega Tyranitar, però il Tyranitar originale secondo me è più bello rispetto a questo coso qui. Quindi io direi che a livello di Mega siamo abbastanza distribuiti tra cose che mi sono piaciute e cose no. E credo che sia anche giusto così, perché le mega evoluzioni non sono quella roba da via di mezzo, sono una cosa che o ami o odi. Io le amo, e poi una volta che decidi se amarle o odiarle, dentro le mega evoluzioni, dato che ne puoi avere solo una, devi avere veramente delle gerarchie ben definite. Però Pidgeot e Lucario super top, Charizard e Gengar e Mewtwo è amore, e invece Houndoom rivalutato col tempo sono secondo me le più belle mega evoluzioni. Nella riga sotto ce ne sono altre che invece mi fanno dire peccato, ti manca ancora quel qualcosina per arrivarci, ma sei top. Ragazzi, questo è quanto, questo era il video sulle mega evoluzioni, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, anche perché sulle tier list solitamente siete scatenati, non siete mai d'accordo con me, ma il bello è anche questo. Ciao.